Lezioni di informatica alle 6.43. Buongiorno Franco. Con una lucidità discutibile. Sì. Comunque, buongiorno a tutti, ben arrivati, sono le 6.43. L'ho detto io. Amiche e amici del blog isegretidimatilde.com, oggi una felicissima sorpresa. Siamo stati invitati a casa di Benedetta Rinaldi, il sorriso e il buongiorno degli italiani che seguono Uno Mattina. Grazie Benedetta. Beh no, grazie a voi. Casa, diciamo, ancora un po' da aggiustare perché nuova, però ecco, il divano c'è, quindi questo lo sfruttiamo. Entriamo allora subito nel vivo. Tu sei bellissima, questo lo grazie. Si vede, ma anche una bravissima conduttrice televisiva e posso dire anche generosa, visto che ci sta dedicando tempo prezioso. Le tue giornate sono super affollate, con una sveglia mattutina alle luci dell'alba. L'hai fatto così, è giusto, ecco. Questo, 5. Studierai diretta, scalette, riunioni, insomma sei sempre sulla notizia, però posso dirlo con un amore proprio costante, un pensiero dolce per tuo figlio che si chiama Edoardo, vero? Ci vuoi dire qualcosa la di lui? La seconda parte della mia giornata, nel senso che dalle 5 fino a mezzogiorno si lavora e poi da mezzogiorno fino alle 8, 8:30, quando non riesco a atterrarlo a letto, diciamo che mamma sta con il bimbo, con Edoardo, per cui insomma sono molto felice perché è un lavoro che mi permette di fare la mamma pienamente, che è stancante però... Almeno non hai sensi di colpa. Senti, entriamo nell'etimologia del nome. Ho letto che Edoardo, l'hai detto tu stesso in qualche intervista, ha il significato di un carattere battagliero. Secondo te da grande cosa dovrà difendere Edoardo? Battagliero ma anche conservatore di beni significa. Quindi è un battagliero non per fare guerra, ma è un battagliero in caso per difendere. E c'è molto da difendere. Probabilmente bisognerà insegnargli prima ad essere se stesso, poi la cultura da cui proviene, e terzo a difenderla, perché comunque in un momento di identità minacciate, identità più forti che schiacciano quelle che non hanno coltivato se stesse, probabilmente deve coltivare l'amore per diciamo il retroterra culturale dove è nato. Siamo in Italia, che è un paese cattolico, è un paese comunque di formazione umanistica, c'è una cultura diffusa, deve imparare a difendere quello che noi abbiamo, che è quello che noi siamo. Trova le differenze. A proposito di differenze, oggi è un giorno particolare per tutti noi che vogliamo bene a Benedetta, ma perché c'è un signorino che cresce e oggi compie 2 anni. Un bacio ad Edoardo, mamma torna più tardi ovviamente per le candeline. Edoardo, forse. Non ti ci abitua troppo perché mamma intanto deve lavorare. Buon compleanno Nano. Nano? Sì. Ma che nano, è alto 1,60 m, 2 anni, nano, vabbè, scherzo. Vabbè, diamo la linea anti-giù, no? Ce la facciamo? No. Sì, imbarazzante. Buon caffè a tutti, andiamo a telefonare. Andiamo. Sveglia a quest'ora? No, ancora ecco. No. Senti, entro un po' nella tua pagina dei ricordi, in sala parto. Ho letto sempre che racconti che ti hanno portato Edoardo, te l'hanno messo in braccio, tu l'hai annusato, hai sentito subito, riconosciuto il suo odore, tu scrivi, hai detto lo riconoscerò ovunque. Questo senso di reciproca appartenenza, no? Tra mamma e figlio. E, come si concilia con una professione come la tua che ha una veste pubblica e un ruolo sociale? Ho scoperto che si è responsabili di una nuova vita, quindi la prima cosa che senti in sala parto probabilmente non è che riconosci l'odore, è che senti un odore di un qualcosa che un po' ti appartiene perché ti viene da dentro e un po' è anche quello che il bagnetto che gli fanno, quindi quell'odore di bimbo molto pulito che senti. Ed è una cosa animale, un istinto animale che tu hai verso il tuo cucciolo. Poi l'essere mamma è venuto molto dopo, magari sta avvenendo più adesso che lui parla, interagisce, che ha 2 anni, quindi è un ometto in sé. E quindi questo essere mamma si sta sviluppando in questo senso col tempo, no? Una conoscenza di un estraneo che ti piomba in casa. Forse la televisione è il contrario, sei tu che sei un estraneo e che piombi in casa degli altri e comunque entri a far parte di una quotidianità tipo Uno Mattina e quindi lo devi fare con una dedizione e una serietà non pari a quella di una mamma, perché ovviamente sono 2 campi distinti, però ci vuole secondo me dignità anche nel e consapevolezza e responsabilità anche nel fare un mestiere come il nostro. Quale messaggio senti di dare alle mamme in ascolto, alle persone che vogliono fare intraprendere la tua stessa professione e che magari vogliono avere un figlio ma ci pensano un attimo prima di iniziare? Cioè, diciamo, retorica vorrebbe che io dicessi no, fate il bambino, poi ci sono 1500
possibilità. È vero che un bambino, se non sei, diciamo, dipendente di un'azienda a tempo indeterminato, diventa una minaccia per il tuo lavoro, lo è stato in qualche maniera anche per me, dove ovviamente è un lavoro dove c'è un posto per un sacco di candidati e candidate, quindi è un rischio avere un figlio. Però è anche vero che probabilmente, per quanto tu possa andare in alto nella carriera, nulla rimane come una persona che comunque ti chiamerà mamma per sempre, e quindi senz'altro si deve fare in modo di avere, diciamo, il coraggio di fare una scelta più grande, anche se significa probabilmente avere meno tutele, meno soldi in casa. È ovvio, ci vuole uno stipendio, quindi magari tirare un po' la cinghia per fare un sacrificio che però secondo me vale di più di una progressione della carriera. Per le persone che conoscono il blog, c'è questo cerchio fatato e ci sono queste creature fiabesche del bosco. Mi piace molto dire che c'è una sensibilità femminile che arriva attraverso il sorriso. Ecco, attraverso il tuo sorriso, immagina di essere per un attimo una fatina e di avere una bacchetta magica. Cosa vorresti regalare a tuo figlio per il futuro? Vorrei regalare un mondo dove non, anzi un'Italia dove non è necessario espatriare per andare ad affermare se stessi. Per parte della mia carriera io ho raccontato la vita degli italiani all'estero, e adesso sto raccontando una seconda ondata che sicuramente quando avevo iniziato non c'era, questa grossa emigrazione. Non è giusto che un paese che prepara i suoi figli poi li veda partire, che poi ce lo diciamo tutti che torneranno, ma poi non torneranno mai perché non ci sono le condizioni per tornare. Vai all'estero comunque con una prospettiva di una progressione, quindi inizi a fare il cameriere e la tua prospettiva è probabilmente fare qualcosa di più, oppure vai a fare il ricercatore e ti pagano addirittura come ricercatore, non stai lì a fare l'anticamera. Ecco, questo è il male dell'Italia, perché poi quando andiamo all'estero siamo i più preparati, i più bravi, i più diligenti, i più creativi, perché uniamo la competenza con la genialità comunque degli italiani, con quelli che si devono arrangiare, e in parte deriva dal casino endemico del nostro paese, per cui ti devi comunque saper arrangiare. Sì, sono d'accordo. Però non è possibile. Cioè, l'idea di tante mie amiche che già mandano i figli in scuole straniere in Italia affinché imparino bene un'altra lingua, perché se ne dovranno comunque andare, è una cosa che mi atterrisce. Ogni mamma sarebbe atterrita. Così. Senti, invece, volendo fare un po' la ficcanasa, un sogno tuo, proprio personale, di Benedetta per il futuro, con la bacchetta magica, che non è spuntata proprio io. Sai che prima pensavo che dovessero essere dei sogni professionali, adesso penso dei sogni personali. Probabilmente avere la forza, ecco, e trovare quell'incastro magico per avere un secondo bambino, perché non mi piace che Edoardo sia solo, non è giusto. Io sono stata comunque una figlia unica e non era così divertente, devo dire la verità, perché poi soprattutto crescendo hai bisogno di qualcuno prima o dopo di te con cui confrontarti, che sia sangue tuo, quindi di assoluta fiducia. Ci salutiamo con il tuo sorriso, però vogliamo salutare anche Edoardo. Salutiamo Edoardo. Lo chiamo nano perché è enorme, perché un bambino di 2 anni è alto così, tu l'hai è visto. Bellissimo, è bellissimo, confermo. Adesso è stato espulso da casa perché sennò... E voleva la sua mamma, non voleva andare via, giustamente. Non avrebbe permesso questa intervista, per cui diciamo ringraziamo anche nano. Certo, che ringraziamo anche Edoardo. Si è estromesso per farci fare questa bella chiacchierata. Grazie Benedetta, davvero, tutto grazie cuore. A te. Poi il passaparola è importante. Io so quanto lavoro c'è, preparazione dietro, quanto entusiasmo dietro a questo progetto, per cui va premiato, oltre al fatto che ci sono tanti spunti interessanti. E quindi ciao a tutte le amiche e gli amici anche del blog. Grazie. Ci vediamo domani 6:42. Buon inizio di settimana a tutti.